a chi piace il pane fritto, oggi lo gustiamo qui grazie a Pasqualina. Pasqualina, ciao, buona serata. Stai realizzando qualcosa di speciale? Sì, pasta fritta detto cotturone. Eccoli qui, vediamo. Ma come si preparano? Acqua, farina e lievito. Quindi pochissimi ingredienti. Si fa a lievitare, l'ho fatto stamattina, così è da tutta la giornata che lievita con il suo tempo. Ora lo facciamo vedere come si fa. Si mette anche un po' di sale? Ah sì, sale pure, sì, scusate. Allora, voi intanto fateci sapere da dove ci state seguendo, da dove siete collegati. Fateci sapere come lo chiamate voi in siciliano, perché in provincia di Messina si chiama cotturone, ma sappiamo che in altri posti ha nomi diversi. Questo è il nostro cotturone, vedete, una volta fritto, gonfia, diventa pettorato, croccante. Quindi lo tagliamo a piccoli pezzi? Sì, io lo faccio così, poi ognuno lo fa a piacere suo. Ora lo mettiamo a friggere. Fateci sapere da dove siete collegati e se vi piace questa specialità. Delle nostre nonne. Si faceva sempre quando si impastava il pane, sì, in casa, sì, no? Si fa in pan... Ma si fa ancora, chi fa il pane di casa lo fa. Si lascia una pagnotta e si fa lievitata. Il burrone con la mortadella, con il prosciutto o la provolina. Oppure anche solo con lo zucchero. Ma di più, a me mi piace salato. Salato. Io ieri sera l'ho fatto con la mortadella. E l'hanno mangiato tutti, l'ho regalato a tutti. Che buono, diteci voi se lo preferite con la mortadella. Ecco, fateci sapere quindi se vi piace la versione salata o la versione dolce. Oppure solamente un pochino di sale e pepe. Nell'olio pochi minuti? Sì, tempo di 10 minuti e già è pronto. Ecco, comincia a gonfiare. Linda le chiama le cuzzole. Ecco, paese che vai, il nome che trovi. Usanza che trovi, dici. Da noi si chiama cotturone. Ci salutano da Varese. Ciao Giuseppe, ciao Melina, da Milazzo. Imma scrive: a me piacciono in qualsiasi modo. E in effetti anche a me, dolce o salato. Noi lo facciamo salato perché c'è la birra, così. Ah, ecco, abbiamo anche lo stand con la birra. Sì, così facciamo, diamo uno. Ecco, sappiamo che anche ieri eri qui, quindi. Sì, ieri sera sì. Ecco, siamo a Condò. Sì. In occasione della festa di San Vito, il santo che balla. L'abbiamo visto ballare in pagina, trovate il video. E tra poco San Vito arriverà pure qui in piazza, guardate. Guardate che bello. Allora, ora facciamo vedere. Ecco, questi sono pronti. Le abbiamo condite già, abbiamo messo l'origano? Sì, già è condito. Allora, sale e origano. Sale e origano, questi quanti sono? Aspettiamo ormai che finiscono questi e poi andiamo a goderci un po' di birra, così vediamo anche il condimento. Devono prendere semplicemente un po' di colore, no? Sì, certo. Pasqualina, che farina usiamo? 00 oppure semola? Qual no, 00. 00? Sì, però un pochino di semola glielo metto pure. Ah, quindi due tipi? Due tipi di farina. Ma come mai? Viene più gustoso? Sì, viene più croccante. E questo è un bel consiglio da dare ai nostri amici. Pasqualina, ci saluta Carlo dalla California. Sì. Ecco. E noi lo salutiamo pure. Lo saluto pure io. E dai, ti aspettiamo magari qui la prossima occasione per gustare questa specialità. Ecco, sono già pronti, quindi semplicemente pochi minuti. 5 minuti e già sono pronti. Quindi l'olio deve essere molto caldo? Sì, a 190 gradi. Già. 190 gradi. Ciao Pietro. Giovanella, ciao, ha visto San Vito ballare. E poi abbiamo chi ci segue anche da New York. Ecco, le nostre specialità piacciono a tutti, le specialità siciliane. In Sicilia c'è più cose si da mangia mangiare. Bene, si mangia bene. Infatti apposta siamo tutti con qualche chilo in più magari. Dai. Tanta salute e tanta allegria. Allora. Eccole qui. Quasi pronto. Sono
pronti, adesso vediamo come completiamo. Ciao Vincenzo da Napoli. Allora, mettiamo il sale e l'origano, già io metto tutto insieme così viene già miscelato. Sì, sì. Quindi qui abbiamo l'origano e il sale. E il sale. L'origano siciliano, sì, che profumo. Sì. E questo è il tempo di raccoglierlo, no? E questo è il periodo, sì, sì, giusto? Infatti già l'ho essiccato e già ce l'ho pronto per... Ah, già raccolto e essiccato. Sì, sì. Ciao Diego da Napoli, da Trapani. Sono pronte. Sono pronte. Si possono gustare calde, ma anche fredde sono buone, vero? Sì, ma calde con la birra sono... è migliore, va? E allora, adesso andiamo... Adesso andiamo a vedere come completiamo. Fammi uno squillo che io li devo fare. E allora... Santo adesso qua. Barone. Salve, gli accompagniamo questo pane fritto con la birra. Certo, certo. Quindi birra alla spina. Birra alla spina. Moretti. Grazie. Ma vediamo qui un disegno particolare. Cosa rappresenta quel disegno? Il banco della birra. Il banco della birra. Ho capito. E allora. Eccoli qui. Allora Valentina, non resta altro che gustarli queste. Certo. Allora Valentina, i gusti tu. Sei in live. Tieni. Allora, ho la chewing gum. Oh. Allora. Pasqualina, allora andrai avanti per tutta la sera qui. Sì, fino alla giochi d'artificio e poi ce ne andiamo tutta a casa. Ecco, ma vediamo se può. Nei prossimi giorni come facciamo a gustare questo pane fritto? A San Perniceto, le serate di San Pedrese, vediamo, facciamo qualcosa. Dai, allora speriamo di poi poter... se facciamo non sempre cuturuni, ma facciamo. Un altro, facciamo qualcosa di dolce stavolta. Sì. Bene, bene. Allora. Non resta altro che gustare. Valentina, come sono ancora caldi? Perché già l'abbiamo fatto due volte. Buonissimo. Una sera l'abbiamo fatto a San Perniceto, la vigilia di San Pietro l'ho fatta a San Perniceto. Tradizioni siciliane che vogliamo anche far conoscere noi di Bella Sicilia in giro per il mondo. John ci saluta dal Canada, quindi dai, sta arrivando il santo, facciamo vedere. Sta arrivando il santo, quindi voi restate con noi. Grazie. Allora salutiamo Pasqualina che sta arrivando il santo che balla. Ecco qui. Allora, intanto qui c'è anche una bancherella con la caglia e tante altre specialità, noccioline, vedete qua, intanto sta arrivando il santo che balla, guardate quante specialità che si possono gustare in Sicilia in occasione delle feste, e qui arriva San Vito che balla. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo e fateci sapere anche cosa ne pensate di questa festa. Guardate come balla San Vito, è da diverse ore che balla, viene portato in giro per il paese ballando a ritmo di musica della banda musicale. Questa è la nostra Bella Sicilia. Ciao Vincenzo da Mantova, ti saluto da Aosta, guardate che bello. Questa è la piazza principale di questo borgo. Ci salutano anche dalla Svizzera. E quello con il martello in mano è il capovara. Nicoletta da Milano, ciao. Tre Castagni, Ernesto, ciao. La pizza, Salvatore. Santo che balla. In questo piccolo comune del Messinese. Condò. Adesso una piccola sosta
e poi si riprende. E questa sera il ballo conclusivo qui proprio nella piazza principale del paese. Ciao Giuliano dall'Ungheria, ciao Lucia, ciao Ida e ciao Guido. Allora, se anche voi amate la Sicilia come noi, portate la Sicilia nel cuore, condividete il video e scrivete nei commenti da dove ci state seguendo. Giuseppe da Bronte, Andrea da Canicattì, Maria Lucia dalla Germania, qua Giuseppe da Cremona. Ecco, chi ha fatto il disegno? Non mi ricordo il nome. Vediamo il nome, se riusciamo a... No, però non mi ricordo. Ciao. E qui si continua a bere birra e a gustare il pane fritto di Pasqualina. Allora, Pasqualina continua ancora a fare il pane fritto. Sì, tutta la serata. Tutta la serata, sta andando a ruba, diciamo. Sì, sì. È molto apprezzato il pane fritto. Ma infatti perché non lo fanno a tutti i posti? Perché una volta si faceva spesso, perché il pane si faceva a casa. Sì, ora adesso sono in pochi che fanno il pane a casa. Non lo fa nessuno. E quindi, va bene. Però questo, noi lo facciamo con la birra. Bene, allora, pane fritto assaggio, e birra. Assaggio anch'io, grazie. Grazie, allora io mi gusto il pane fritto, voi intanto continuate a scriverci da dove ci state seguendo. Pietro da Roma, Elena da Milano, da Rometta a Giuseppe. Chi vuole venire? Ecco, chi è in zona può venire, quindi tutti, fino a mezzanotte? Fino ai giochi d'artificio. Fino ai giochi d'artificio, quindi se siete da queste parti, dalle parti di Condrò, venite e trovate Pasqualina e il suo team. E qua c'è ancora birra. Ecco, allora brindiamo. Grazie allora a Pasqualina, grazie amici, a tutti voi per averci seguito. Fateci sapere anche se preferite la versione dolce o la versione salata del pane fritto. Anche se il budurone da noi era sempre salato, perché sempre giustamente salato. Poi iniziavo dolce, dicevo. Ma già ufficio, ma ieri sera con la mortadella. Quindi abbiamo ieri sera regalato... con la mortadella, oggi mortadella non c'è. No, mortadella. No, stasera no, solo ieri sera. Mortadella e cudurone. Però la prossima occasione che ci portiamo la mortadella e facciamo anche il pane fritto con la mortadella. La mortadella, sì, la prossima volta lo facciamo. E allora ci salutano da Malta, da Torino, da Prato. Facciamo una serata di musica. E cudurone fritto e mortadella. Bene, allora. Ora vediamo, in estate organizziamo una serata. Allora, grazie a Pasqualina, io mi gusto il mio pane fritto. Ciao ciao!